Buonasera dalla TG2000, questa è l'edizione delle 20.30, bentrovati a tutti voi. A scuola si cresce come persone, rinunciare alla formazione o vivere la scuola senza impegno è spesso l'anticamera dell'emarginazione, della povertà e della illegalità. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico all'Aquila a 10 anni dal terremoto. Caterina Dall'Olio. Signor Presidente, le regaliamo il nostro calendario. Te ringrazio molto. Un calendario, quale regalo più utile per cominciare con il piede giusto l'anno scolastico? Scelto ad hoc per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dai piccoli studenti della scuola Maria Leventre dell'Aquila. La massima carica dello Stato ha voluto essere nel capoluogo abruzzese per inaugurare l'anno scolastico, trascorsi 10 anni esatti dal terremoto che l'ha sostanzialmente raso al suolo. Questo progetto è stato pensato per farci ragionare sul fatto che tutti gli spazi abbandonati e gli edifici in disuso possono essere trasformati in spazi di aggregazione per stare rilassati tutti insieme. Una bella occasione per mettere in mostra quanto fatto nell'anno passato e gli obiettivi da raggiungere in quello futuro, ma anche per mettere in luce quanto ancora ci sia bisogno di una buona politica e di una buona amministrazione per rialzarsi. Non basta la resilienza, sembrano dire insegnanti e personale scolastico, occorrono aiuti. Risponde ad un bisogno della città questa visita. Un fiore bianco è dedicato al ricordo, il passaggio più toccante della cerimonia di apertura dell'anno scolastico è dedicato alle vittime del sisma e non poteva essere diversamente. Il 6 aprile 2009 all'Aquila morirono 309 persone, 8 di loro erano studenti. I ragazzi più grandi mostrano con orgoglio l'opera dedicata alla memoria, un ponte tra passato e futuro fatto da chi su quest'ultimo ha tutto da investire. Il Presidente della Repubblica nel discorso ufficiale ha parlato, in riferimento alla scuola, di diritto alla speranza, facendo correre il pensiero a quel ragazzino di 14 anni che veniva dal Mali, annegato in un naufragio nel Mediterraneo. Quando ne hanno ritrovato il corpo, si è scoperto che aveva cucito nel vestito la sua pagella. Parlare di speranza all'Aquila non è semplice. In 10 anni non è stata ricostruita nemmeno una scuola. Diverse strutture sono state pensate per accogliere gli aquilani in età scolare, la preoccupazione maggiore è quella della sicurezza e purtroppo non solo all'Aquila. E scuole invece con le porte chiuse per gli studenti con disabilità. A denunciarlo è l'associazione ANFAS. In aula a mancare sono gli insegnanti di sostegno. Nicola Ferrante. Niente emozioni e batticuori da primo giorno di scuola per molti studenti disabili. In Italia sono 245.000, ma in troppi oggi sono rimasti a casa. La denuncia arriva dall'ANFAS, l'associazione famiglie di persone con disabilità, che punta il dito contro la mancanza di un'adeguata programmazione degli istituti. Purtroppo anche quest'anno, e non vorremmo che tutto ciò si dovesse risolvere così, ma anche quest'anno ci saranno una serie di ricorsi al TAR che però, pur vedendo vincitrice la famiglia e quindi l'alunno con disabilità, vedranno attivati i sostegni e i supporti con ordinanze del TAR non prima di novembre. Fra gli ostacoli più diffusi la difficoltà di trasporto, la mancanza di assistenza per l'igiene personale e di quella specialistica per la comunicazione, il ritardo, l'assenza dell'insegnante di sostegno e poi la presenza di barriere architettoniche, così addio all'inclusione dei disabili. È un diritto costituzionale indefettibile che la Corte Costituzionale più volte ha sancito, non solo sul sostegno didattico, ma sul trasporto e sull'assistenza specialistica. Mi preme ricordare questi aspetti perché non può essere sottodelegato solo all'insegnante di sostegno, ma ad una congerie di interventi insieme ai docenti curriculari, perché ricordiamo che in ogni caso sono i docenti di base di tutti gli alunni e quindi anche degli alunni con disabilità. nazionale@anfas.net, l'indirizzo a cui segnalare i casi più gravi che saranno affrontati con maggiore rapidità. Gli esteri. Petrolio alle stelle è la conseguenza del sabotaggio con droni contro le raffinerie saudite, ma ad alzarsi è anche il tono dello scontro tra USA e Iran. La Cina invita alla calma, ma la crisi sta crescendo di intensità e la NATO parla di una pericolosa escalation. Ci spiega tutto Marco Burini. Borse che affondano, barili che lievitano,
per forza. Due giorni dopo le raffinerie saudite bruciano ancora e chissà quando torneranno a pieno regime. Si parla di mesi. E così questa nostra economia fossile, ancora fissata sul petrolio, si riscopre fragile e costosa. Ce ne accorgeremo al prossimo pieno. I paesi fanno i conti con le riserve di cui dispongono, soprattutto Cina, Giappone e India, che dipendono dal greggio saudita. Eppure i paesi più autosufficienti sono anche i più influenti nella complicatissima partita che si gioca nel Golfo. Gli Stati Uniti di Trump a fianco dell'Arabia Saudita, la Russia di Putin a difendere le ragioni dell'Iran, che è l'indiziato numero uno per il gigantesco sabotaggio. Un attacco in grande stile, con droni e missili, che secondo la rappresentante di Washington alle Nazioni Unite, Kelly Craft, è opera degli iraniani. Basta guardare le immagini dei satelliti spia fornite dal Pentagono. Mosca non ci sta, invita a non tirare conclusioni affrettate. Anche l'ONU dice che la faccenda non è del tutto chiara, mentre Trump è sulle spine. Qualche mese fa aveva dato l'ordine di attacco dopo l'abbattimento di un drone americano, poi all'ultimo ci aveva ripensato. E stavolta? Difficile immaginarlo. Ha appena licenziato un nemico giurato di Teheran come Bolton e diceva di voler incontrare il presidente Rouhani, ma oggi ha fatto la voce grossa contro l'Iran. Comunque per Trump sono i soldi a decidere e qui ne girano tanti, tantissimi. L'Aramco, la compagnia petrolifera saudita, sta per quotarsi in borsa e il principe Mohammed bin Salman, ancora protagonista nonostante il caso Khashoggi, la valuta $2,000 miliardi. Adesso, davanti a quelle fiamme, potrebbe saltare tutto. Intanto il petrolio sale e il pianeta resta ingolfato. E duello all'ultimo voto in Israele. Il premier Netanyahu tenta la riconferma e intanto legalizza una colonia in Cisgiordania. Con il rivale Benny Gantz sarebbe testa a testa. Il paese deciderà alle urne domani. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Bozzetti. Cala il sipario sulla campagna elettorale in Israele, in cui Benjamin Netanyahu si gioca il suo futuro politico. Domani riapriranno le urne ad appena 5 mesi dalle ultime elezioni. Lo scenario, disegnato dai sondaggi, è apparentemente lo stesso. Un testa a testa tra il leader del Likud e Benny Gantz, l'ex generale a capo del partito di centrodestra blu e bianco. Io credo ancora in Netanyahu per la difesa del... È un uomo che protegge veramente lo Stato di Israele. Basta la guardia per un attimo, ce l'abbiamo tutti da destra, sinistra, sopra, sotto, meno che nel Mediterraneo, ce l'abbiamo tutti addosso. Le ripetute promesse di annessione degli insediamenti in Cisgiordania in caso di vittoria indicano che Netanyahu sa bene di essere un leader logorato su cui pende la spada di Damocle di un processo per corruzione e assediato dai nemici interni ed esterni, a partire da Avigdor Lieberman, leader di un partito nazionalista laico, ex sodale e ora antagonista di Netanyahu e dei suoi alleati ultraortodossi. Lieberman was on the right. Lieberman ha detto che vuole un governo di destra, ma senza Netanyahu. L'unico modo per raggiungerlo sarebbe una coalizione con Gantz e magari una parte dell'Likud disposto a sacrificare il suo leader attuale. Per evitare l'emorragia di voti registrata nelle scorse elezioni, questa volta i partiti arabi si presentano in una lista unica che, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe risultare il terzo partito. Vado a votare e spero che questa volta qualcosa cambi in Israele. Ci spostiamo in un altro paese che si affaccia sul Mediterraneo perché al voto è anche la Tunisia. Per le seconde elezioni presidenziali democratiche nel paese, nei 13.000 seggi elettorali si sono sfidati 26 candidati e così al ballottaggio arrivano il giurista indipendente Kais Saied e il magnate TV Nabil Karoui, in carcere dal 23 agosto scorso con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale. Per i media locali si tratta di uno scossone al sistema. E adesso in Vaticano, pregare per i governanti e per i politici perché possano portare avanti dignitosamente la loro vocazione. Così Papa Francesco nella messa mattutina a casa Santa Marta, ripresa oggi dopo la pausa estiva. Per il Santo Padre anche l'incontro con i giornalisti delle sedi regionali RAI e le Ferrovie Italiane. Sentiamo Paolo Fucili. È l'informazione calata davvero nella realtà quotidiana che trasmette i valori appartenenti alla vita della gente, da voce a povertà, sfide, a volte emergenze anche dei territori. Direi che è la più genuina
e la più autentica nel mondo mass mediale. Udienza del Papa oggi ad una delegazione della TGR, la testata fondata 40 anni fa, che produce l'informazione regionale RAI. La globalizzazione è nociva, riflette Francesco, quando uniforma e non valorizza culture, storie e tradizioni diverse. Poi incontra dirigenti e lavoratori delle ferrovie dello Stato italiane. L'occasione è il decimo compleanno dell'alta velocità, opera di importanza strategica, dice il Papa, ma bisogna collegare e tenere vive, aggiunge, anche le aree più periferiche del paese. Così le ferrovie abbiano a cuore che nessun centro resti escluso e sia quindi emarginato e impoverito. La giornata di Francesco era iniziata a Santa Marta con la messa. San Paolo, nella prima lettura di oggi, esorta a pregare anche per i re e chi è al potere. Invece ormai, secondo il Papa, è un'abitudine a insultare i politici. Ad esempio, durante l'ultima crisi di governo in Italia. Chi di noi ha pregato per i governanti? Chi di noi ha pregato per i parlamentari? Sembra che lo spirito patriottico non arriva alla preghiera, sia alle squalificazioni, all'odio, alle lite, e finisce. Il Conte, il governo Conte bis, giurano a Palazzo Chigi 42 sottosegretari e 10 viceministri, mentre si profila una scissione nel Partito Democratico per iniziativa di Matteo Renzi. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. La calma di Conte e la frenesia dei due Matteo, Salvini e Renzi. Il presidente del Consiglio da consumato maratoneta mantiene la sua cadenza costante piuttosto flemmatica. Oggi ha presieduto la cerimonia del giuramento e ha invitato sottosegretari e viceministri a lavorare per risolvere le urgenze del paese. Lo faremo con grande orgoglio, consapevoli che rappresentiamo un grande paese e quindi lo faremo con la massima determinazione, ne sono certo. Presidente del Consiglio che trova il tempo anche per andare a prendere il figlio nel primo giorno di scuola. Differente invece l'atteggiamento dei due Matteo, reduce dalla kermesse sul prato di Pontida. Il leader leghista passa da un'intervista all'altra, da una polemica all'altra, alla ricerca dello smalto perduto. Renzi invece, dopo aver fatto nascere il governo giallorosso, domani dovrebbe annunciare il suo addio al PD. A nulla sono serviti gli appelli all'unità anche da fedelissimi. Ma io guardi, non penso che l'uscita sia all'ordine del giorno, di conseguenza, ripeto, se volete parliamo di tutte le belle cose che abbiamo in mente di fare. Io ho appena dichiarato che mi auguro che nessuno esca dal Partito Democratico, io faccio un appello all'unità. Il PD è la nostra casa, abbiamo dato una grande prova di unità con la creazione di questo governo. Giuramento, scissione, patto come quello che si sta provando a mettere in cantiere sulle liste civiche tra PD e 5 Stelle a livello regionale, a cominciare dall'Umbria, dove il re del Kashmir, Brunello Cucinelli, ha smentito le voci su una sua possibile discesa in campo. E ci sono primi passi per superare le divisioni a livello europeo sul tema della immigrazione. Germania e Francia si dicono pronte ad un accordo sugli sbarchi e da Madrid il presidente della CEI, Bassetti, invita a scegliere tra la responsabilità e l'indifferenza, tra la carità e la paura. Cesare Cavoni. Trasferimenti effettivi e soprattutto immediati, in pratica subito dopo l'identificazione effettuata nel porto di sbarco, i migranti saranno portati nei luoghi di destinazione. A questo sta lavorando l'Italia per un accordo sulla ridistribuzione dei migranti con Germania, Francia e Malta, con Germania e Francia che si mostrano più aperti che in passato. Se non si è efficaci, alla fine sono i populisti che vincono, osserva il ministro francese per gli affari europei. Il testo del patto a quattro arriverà al vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea il prossimo 23 settembre a Malta. A farla fronda all'accordo i paesi del gruppo di Visegrad, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Insomma, sarà un complesso banco di prova non solo per l'Italia e i suoi partner europei, ma anche per la titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, alla sua prima e delicata uscita in ambito internazionale. In sostanza ogni Stato dovrà fissare quote di accoglienza. Chi non accetta otterrà meno soldi, come ha ricordato il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. E mentre vanno in scena prove di accordo, stando alle ultime analisi dell'intelligence, gli stranieri che lì vi attendono di imbarcarsi sarebbero tra i 5.000 e gli 8.000.
La percentuale di persone da accogliere per ogni Stato dipenderà dal numero di Stati che accetteranno di partecipare in maniera sistematica alla distribuzione dei profughi. Al momento, per la Ocean Viking, Berlino e Parigi si sono detti disponibili a prendere fino al 25% di persone. In tema di migranti giungono anche le parole del presidente della CE, il cardinale Gualtiero Bassetti, che intervenendo al meeting Pace senza confini promosso dalla comunità di Sant'Egidio a Madrid ha ribadito che il Mediterraneo in questo tempo ci obbliga a scelte importanti e decisive tra la responsabilità e l'indifferenza e tra la carità e la paura. Minacce, estorsioni e atteggiamenti violenti per ottenere il controllo della curva sud. Dopo un anno di indagini della Digos di Torino, arrestati 12 ultra della Juventus. La denuncia è partita proprio dalla squadra bianconera. È stata l'interruzione di alcuni privilegi di abbonamenti gratuiti concessi ai gruppi ultra a determinare una reazione dei leader storici che hanno applicato una capillare strategia criminale per ripristinare quei vantaggi soppressi e affermare nuovamente la posizione di forza nei confronti della Juventus, come per esempio minacciando cori razzisti che sarebbero poi costati multe e sanzioni alla società. E stanno facendo molto discutere le affermazioni di un magistrato in prima linea nella lotta alla mafia, Nino Di Matteo, che mette sotto accusa con parole molto dure il sistema delle correnti all'interno della magistratura. Sentiamo dunque cosa ha detto il sostituto procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia, Nino Di Matteo, nel servizio di Luciano Pescaglia. L'appartenenza a una cordata è l'unico mezzo per fare carriera e avere tutela quando si è attaccati e isolati, e questo è un criterio molto vicino al metodo mafioso. È una dichiarazione di Nino Di Matteo, il pubblico ministero della trattativa Stato-Mafia, ora alla Direzione Nazionale Antimafia, che si candida alle prossime elezioni di ottobre per due nuovi membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura, con una clamorosa e durissima accusa a quella che definisce la degenerazione del correntismo. In gioco ci sono i due posti del CSM rimasti vacanti dopo le dimissioni dei consiglieri coinvolti nello scandalo dell'inchiesta di Perugia. E Nino Di Matteo è il più autorevole e conosciuto dei 16 candidati in lizza. Ma le sue accuse, che accostano le correnti della magistratura ai metodi mafiosi, hanno suscitato feroci polemiche dentro e fuori la magistratura. Maria Rosaria Guglielmi, segretario generale della corrente maggiore, Magistratura Democratica, le definisce dichiarazioni generiche e ad effetto, destinate a produrre gravissimo sconcerto tra i cittadini e a minare la fiducia che questi devono avere nella magistratura. Parliamo di autostrade, perché dopo l'annuncio della convocazione del Consiglio di amministrazione per comunicazioni da parte dell'amministratore delegato e le polemiche dei giorni scorsi a proposito dei mancati controlli sui viadotti, il gruppo Atlantia affonda in borsa perdendo il 7,8% del suo valore in una sola giornata. Si tratta della società che gestisce 14.000 chilometri di autostrade a pedaggio, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino in Italia e i tre scali di Nizza, Cannes e Saint-Tropez in Francia, con oltre 60 milioni di passeggeri complessivi l'anno e con 32.000 dipendenti complessivi. Giovanni Castellucci ha chiesto al presidente di Atlantia, Fabio Cerchiai, la convocazione di un consiglio di amministrazione straordinario della holding. Sul tavolo le conseguenze degli sviluppi legali dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. E adesso parliamo di fisco. Commercialisti dichiarano l'emergenza e proclamano uno sciopero per le prossime settimane. Perché? Ce lo spiega Giuseppe Caporaso. Commercialisti sul piede di guerra, pronti ad uno sciopero per il disagio in cui versa la categoria e per la situazione di emergenza che vivono quotidianamente. Ed allora astensione delle attività il prossimo 30 settembre e 1 ottobre, ma le associazioni sindacali dei commercialisti hanno anche annunciato che non parteciperanno alle udienze nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dal 20 settembre al 7 ottobre. Diverse le richieste avanzate, dalla disapplicazione dell'ISA agli indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno sostituito gli studi di settore al rispetto dello statuto del contribuente, fino alla consultazione della categoria nell'elaborazione di normative che li vedono coinvolti. Incrociamo le braccia perché vogliamo sensibilizzare il mondo della politica sull'esigenza di avere una maggiore sistematizzazione delle norme in materia fiscale. Ci sono un susseguirsi di modifiche all'ultimo momento che creano una serie di disagi, in particolare
al contribuente. Non è un problema dei commercialisti, ma è un problema dei contribuenti. Bloccherete anche le commissioni tributarie? Sì. Abbiamo pubblicato quelle che sono le regole dello sciopero, abbiamo un codice di autoregolamentazione, ovviamente tutto sarà gestito evitando qualsiasi tipo di danno ai contribuenti e ai nostri clienti. Qual è la priorità per voi su cui bisognerebbe intervenire? Ma sicuramente una maggiore certezza nel diritto. Caso di mala sanità in Lombardia, Vimercate. Una donna anziana è morta dopo una trasfusione. Era in ospedale per un intervento al femore, ma le sacche di sangue sono state scambiate per un caso di omonimia con un altro paziente. Aveva il suo stesso cognome, ma un differente gruppo sanguigno. L'ospedale ha confermato il decesso della donna e allertato la procura di Monza. La vittima, Angela Crippa, residente ad Arcore, è deceduta in seguito alla reazione del suo sistema immunitario al plasma di diverso gruppo sanguigno. Ed ora continuiamo a parlare di salute. Il numero delle persone con diabete di tipo 2, ossia quello che si sviluppa in età adulta, continua a crescere ad un ritmo allarmante, colpa di un'alimentazione sbagliata sin da piccoli. Ma per fortuna c'è una novità. I ricercatori della University of Exeter Medical School hanno scoperto che l'occhio può rivelare chi svilupperà il diabete e quindi consentire così una prevenzione tempestiva. Ce ne parla Monica Di Loreto. Per il diabete si prospetta una vera e propria epidemia con una previsione di 350 milioni di diabetici nel mondo nel 2025. In Italia oggi ne soffrono circa 5 milioni di persone colpite dalla malattia dello zucchero, ma un altro milione di persone non sa di averlo perché non ha mai controllato la glicemia, cioè la quantità di zucchero che circola nel sangue. Avere troppo zucchero nel sangue può portare ad un'insufficienza renale, a cardiopatie, ictus, ma soprattutto si possono accusare danni alla vista. Il 90% dei malati di diabete è colpito dalla malattia in età adulta e la responsabilità si può far ricadere sullo stile di vita non sano. Oggi c'è una speranza per predire se una persona si ammalerà di diabete di tipo 2, l'analisi del cristallino dell'occhio. Lo studio pilota è stato condotto su un gruppo di 60 persone, di cui facevano parte soggetti diabetici, prediabetici e sani. Utilizzando un particolare microscopio utilizzato dagli oculisti per l'ispezione del bulbo oculare, gli esperti hanno misurato il livello di autofluorescenza del cristallino. Questa particolare analisi permette di predire chi svilupperà in futuro il diabete o il prediabete. Comunque il fattore di rischio più pericoloso rimane l'obesità, in quanto aumenta di 6 volte la probabilità di ammalarsi di questa patologia così insidiosa. Voltiamo pagina. Rispettare e riconoscere l'altro è lo stile del dialogo ecumenico indicato da Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, che questo pomeriggio ha aperto a Roma il 24esimo congresso internazionale della Society for the Law of the Eastern Churches. Il patriarca ha invitato a lavorare e dialogare su un piano di parità nella comune ricerca della verità e ha ribadito che la Chiesa non è divisa da una linea che delimita i progressisti dai conservatori, ma da una scissione tra errore e verità, tra vita e morte. La strada per la verità, ha aggiunto, richiede la resistenza ai mali storici, come il fanatismo, l'intolleranza e il fondamentalismo da respingere nel nome del Vangelo. Lo scopo del dialogo ecumenico, ha ricordato, non è solo la ricerca dell'unità tra i cristiani, ma dell'unità dell'intero genere umano. Parliamo adesso di arte. Con Clara Iatosti andiamo in Olanda per una mostra di arte moderna che aprirà a breve e per scoprire qualcosa in più sulla vita del pittore preferito da Papa Francesco, Chagall. L'inizio della sua carriera era così povero da usare qualsiasi cosa come tela, ma le condizioni economiche e familiari non hanno impedito a Marc Chagall di lasciarci un mondo colorato e fantastico. When he arrived in Paris, il famoso violinista che danza su un tetto, spiega Meta Chavance, conservatrice del Museo Stedelijk di Amsterdam, è stato dipinto su una tovaglia quando Chagall era un immigrato ebreo in bolletta nella Parigi del 1912. Il motivo a scacchi del tessuto è chiaramente visibile nei punti in cui la vernice è più sottile. Da 5 anni un'equipe di esperti sta studiando la vasta collezione di opere di Chagall di proprietà del Museo Civico.
Ha utilizzato un lenzuolo, una camicia da notte, per ciclava, insomma, spiega la ricercatrice. Grazie agli infrarossi abbiamo scoperto che sotto la sua sinagoga di Safat c'era un disegno che ricorda Ida alla finestra. Nato nel 1887 in quella che oggi è la Bielorussia, Chagall aveva vissuto tra Parigi e la New York anni 40, prima di tornare in Francia per lavorare fino alla sua morte nel 1985. Grande appassionato di musica e teatro, credeva che ogni tipo di arte fosse in grado di creare gioie ed emozioni riconducibili a valori sacri. Nel museo manca poco all'apertura di una nuova mostra, 38 le opere di Chagall da ammirare assieme a quelle di Picasso e Mondrian. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti voi e a domani.